Matteo Colarossi, dottore forestale, fa parte dell'ordine di Pescara, della provincia di Pescara, dei dottori agronomi e dottori forestali. Abbiamo sentito prima che il CONAF, quindi l'ordine nazionale, fa parte del team che la protezione civile deve consultare per prendere delle decisioni. Adesso il caso di riferimento è quello della Romagna, soprattutto dell'Emilia, ma anche di altre regioni. Questo significa che finalmente si sta andando verso la giusta direzione? Sì, il coinvolgimento delle professioni tecniche, praticamente la nostra professione fa parte della rete delle professioni tecniche, va in quella direzione. Però il passaggio successivo sarebbe quello di prevenire questi fenomeni di dissesto idrogeologico, perché insieme ad altre figure professionali noi abbiamo competenze in termini di sistemazioni idraulico-agrarie e forestali. Noi abbiamo fatto il caso nazionale, no? In qualche modo, ma in Abruzzo come va? Allora, in Abruzzo diciamo che non è una regione come quelle della pianura padana, dove le bonifiche, la regimazione idraulica è sentita come... Chiaramente un passaggio in più dovrebbe essere fatto al fine di poter migliorare quello che è l'assetto attuale. Faccio un esempio: se prima problematiche di regimazione idraulica non ce l'avevamo perché la montagna era abitata dai pastori o dagli allevatori, venivano i fossi ripuliti periodicamente, stessa cosa nella collina, quindi fra i terreni agricoli e quant'altro, adesso venendo a mancare quello che è l'apporto delle attività agricole e non essendoci un sistema che faccia rete e che gestisca al meglio la regimazione e il deflusso delle acque, forse un passaggio in più andrebbe fatto, volto alla prevenzione. Ma la prevenzione, diciamo che non si può prevedere tutto, però si possono mitigare i danni. Da dove si dovrebbe cominciare? Ecco, lo chiediamo a lei, esperto dottore forestale. Infatti l'obiettivo è la mitigazione, non esiste il rischio zero, è soltanto una questione di mitigare quelli che sono i danni. Insomma, bisogna partire sempre dal monitoraggio, si sanno quali sono le piene massime che di ritorno, i tempi di ritorno delle piene e quant'altro, quindi bisogna analizzare il fenomeno da qui. Sappiamo benissimo che anche comunque il fiume Pescara oggi è oggetto di attenzione, si stanno costruendo le vasche di espansione e quant'altro. Però ecco, bisognerebbe partire dai punti più lontani della città, anche nelle zone protette, dove equilibrando, grazie alla nostra preparazione, noi siamo prima ecologi forestali e poi diventiamo dottori forestali, ci permette al meglio di equilibrare quelle che sono le istanze di conservazione, ma soprattutto di sicurezza idrologica che permettono poi alle città a valle di stare un po' più tranquille. Ecco, non diamo troppo carico a quelle che sono le strutture che servono poi a bloccare le acque, come le dighe, come gli invasi, come le briglie. Ecco, manca tutta quella che è la manutenzione delle briglie fatte negli ultimi 100 anni del vecchio secolo. Perché c'è questa difficoltà a tornare a realizzare questa manutenzione? Forse hai sbagliato fare riferimenti col passato, perché le cose cambiano. Certamente la società è cambiata. La società è più lontana da quella che erano le pratiche agro-silvopastorali, chiamiamole così, ma da una parte c'è una mancanza di cultura, si è persa quella cultura, dall'altra c'è una forma di ideologia, nel senso che non bisogna toccare l'ambiente naturale, senza sapere che l'uomo fa parte degli habitat. Quindi l'uomo sta dentro gli habitat, quindi bisognerebbe un pochettino riequilibrare il senso e creare quella che è anche la necessità, cioè anche agli organi amministrativi che magari non riescono, non hanno personale, insomma, a dargli un aiuto anche esterno. Ecco, bisognerebbe rimettere insieme, ricreare rete e di equilibrare quelle che sono le istanze di conservazione, ma soprattutto di sicurezza idrologica, perché la natura da sé fa benissimo, però se l'uomo vive intorno ai fiumi, nelle valli, nei fiumi, insomma a fondovalle, bisogna comunque che vengano fatte delle opere che mettano e mitigano quelli che sono poi gli effetti devastanti di un clima che è sempre cambiato e che sta cambiando e che comunque ci implica e ci obbliga a doverci adeguare.